sarebbero in tutti 17 i capi d'allevamento sbranati da un animale selvatico, con la certezza quasi assoluta si tratti di un lupo che ha attaccato un recinto chiuso nei pressi dei castelli di Montecchio Maggiore. L'episodio risalirebbe la notte tra il 30 dicembre e la vigilia di Capodanno, e ne parla l'edizione odierna del Giornale di Vicenza. Ad essere preso di mira un gregge che si credeva custodito al sicuro all'interno di una recinzione, ma che invece nel corso della notte dell'agguato è stato falcidiato dall'agguato avvenuto in zona Bastia Alta, poco lontano dalle colline dove sorgono i castelli di Giulietta e Romeo. A nulla sono valse le relative misure di sicurezza adottate e il fatto che nella zona non ci fossero mai registrati attacchi predatori di questo genere. Tutti i circa 30 animali dormivano sonni tranquilli, insomma in quelle ore notturne prima che dei lupi affamati fiutassero la preda e facessero banchetto di 7 pecore adulte e 10 agnellini, per lo più di pochi giorni di vita, i più facili da aggredire e dilaniare. La scoperta è avvenuta la mattina seguente alla mattanza, senza trovare alcuni dei più piccoli tra i capi d'allevamento dati per morti. Impossibile che siano sfuggiti incolumi alle fauci dei predatori, mentre sarebbero solo una decina le pecore sopravvissute, alcune delle quali ferite. Al malcapitato allevatore vicentino, il giorno dopo, non è rimasto che dare l'allarme, informando innanzitutto la polizia provinciale competente in materia di animali.